Ciao e benvenuto in questo nuovo video in cui verificheremo la compatibilità di Pocket 2 con i diversi connettori microfono. In commercio esistono tre tipi di connettori jack per microfono: TS, TRS e TRRS. La T sta per tip, ovvero punta, la R sta per ring, ovvero anello, e la S sta per sleeve, ovvero manica. La differenza tra i tre connettori risiede nel tipo di segnale audio che possono trasmettere e si distinguono per il numero di contatti, tip, presenti sull'estremità del jack. Un connettore TS ha due conduttori e trasmette un segnale mono. Un connettore TRS presenta un anello in più e ha tre conduttori. Questo permette di trasmettere un segnale stereo su due canali, il destro e il sinistro. Un connettore TRRS ha due anelli in più e quindi ha quattro conduttori. Per questo motivo offre due canali stereo e un canale mono per il microfono. Questo tipo di connettore è infatti quello che utilizziamo spesso per le cuffie e microfono del nostro smartphone. Il DJI Pocket 2 è compatibile con tutti e tre i tipi di connessione. Proviamoli! Ti ricordo che dopo aver connesso un microfono al DJI Pocket 2, puoi impostare la sensibilità del microfono da 0 dB a 20 dB. Se stai utilizzando l'impugnatura multiuso connessa al trasmettitore microfono Wi-Fi, puoi attivare e collegare le cuffie direttamente all'impugnatura multiuso per monitorare l'audio in ingresso. Test Microphone 1 TS Connector. Test Microphone 2 TRS Connector. Test Microphone 3 TRRS Connector. In questo video abbiamo visto che il DJI Pocket 2 può ricevere il segnale da qualsiasi tipo di connessione jack. Scegli il microfono che fa per te ed inizia a registrare con il tuo Pocket 2. In descrizione puoi trovare i link ai prodotti che abbiamo utilizzato in questo video e grazie per l'attenzione. Se vuoi seguire altri video come questo, sottoscrivi il canale per essere sempre aggiornato sulle ultime novità DJI.